questo appuntamento con Inside Aquila, l'approfondimento che vi accompagna dietro le quinte della stagione della Dolomiti Energia Trentino, vi parleremo della terza vittoria in fila ottenuta contro Venezia, dei segreti della difesa aquilotta con l'assistant coach Davide Dusme. Faremo il punto sui progressi di David Lighty nel suo percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio. Testeremo le qualità musicali di Diego Flaccadori. Andremo in visita ai ragazzi del punto di incontro con il centro Luca Lectal. Avellino a parte, la principale rivale di Milano nella corsa allo scudetto è sicuramente Venezia. Logico quindi che al Palatrento ci fosse il clima delle grandi occasioni per la sfida che opponeva la Dolomiti Energia Trentino ad una storica rivale aquilotta, la Reier Venezia. Vicino di svantaggio, statico l'attacco di Trento in questa circostanza, prova a risolvere tutto, Devin Harbol! Servire Sutton, spalle a canestro, riapre il gioco per Beto che ha un tiro pulito dall'arco! Happy birthday, Beto Gomez! Rimbalzo preso da Forlai che vuole gestire con pazienza questo possesso offensivo! Og, gran palla per il taglio di Kraft! C'è però da conservare questo margine di vantaggio, Kraft va a servire Hoga che suggella mangiandosi il ferro, la vittoria della Dolomiti Energia. La vittoria ottenuta contro Brindisi qualche settimana fa, nel mattinè con cui la Dolomiti Energia ha iniziato il proprio girone di ritorno, ha visto i bianconeri battere due record: quello della vittoria con maggior scarto da quando Trento è in A e quello per minor numero di punti subiti in una singola gara. Merito della solidità dell'impianto difensivo bianconero, ma anche dell'impatto dei due nuovi arrivi aquilotti, Devin Harbol e soprattutto Dominic Sutton. Questa è la prima situazione difensiva dove andiamo a vedere cosa fa Dom. È una situazione di uno contro uno, è contro Mbaye, che è uno dei giocatori più pericolosi del campionato italiano, è spalla canestro e si vede come Dom sia in grado di mantenere il suo corpo davanti a quello dell'avversario, tra la palla e il canestro, e costringerlo a un tiro molto difficile, contestato, buttandosi indietro, un fadeaway. Questa invece è una situazione in cui Dominic marca la palla, marca un giocatore con la palla, si vede bene come la sua aggressività sia in perfetta armonia con quella dei suoi compagni, perché il giocatore di Cremona, Gaspardo, nel momento in cui raccoglie la palla non può fare un passaggio perché è aggredito da Dominic, ma nello stesso tempo Aaron, Dustin, gli altri compagni sul campo stanno anticipando il proprio uomo, impedendo un facile passaggio, una facile linea di passaggio. Questa è l'ultima situazione di difesa che analizziamo, è una situazione un pochino più complessa. In questo momento la nostra difesa si chiude perché c'è stata una penetrazione di Spanghero. La bravura di una difesa è proprio quella di riuscire a chiudersi e poi, nel momento in cui la palla torna sul perimetro, a riaprirsi e mantenere equilibrio per non farsi battere e non prendere facili penetrazioni a canestro. Le caratteristiche di giocatori come Dominic Sutton, Devin Harbol o Beto Gomez, con la loro fisicità e il loro atletismo, ci permettono in questa situazione di pick and roll di cambiare e di non subire un mismatch, quindi non subire la fisicità magari di un giocatore lungo che porta vicino al ferro un giocatore piccolo. Sono tutti giocatori più o meno della stessa taglia, della stessa forza fisica, quindi non perdiamo, non subiamo uno svantaggio facendo questa scelta, e Dominic dopo è in grado di, col suo dinamismo, di recuperare, toccare la palla e farci partire in contropiede.
In questo inizio di 2017 la Dolomiti Energia ha dovuto fare i conti con l'infortunio al ginocchio del suo miglior realizzatore. Andiamo a scoprire come procede il recupero di David Lighty. My injury happened my last match versus Avellino right before our break, and I'm not sure what happened actually. I went to go cut and run baseline, and I just felt my knee twist, and I, you know, immediately fell to the ground, and I knew something was wrong. It's something I never felt before. We got back the next day, and we found out it was my meniscus. So it was kind of tough, but it was better than being an ACL or MCL, which means my season would be over and I would have to rehab for 7 to 8 months. And I definitely didn't want that. So even though I was mad that it was my meniscus and I have to sit out, but I was happy because it's only, you know, 4 to 6 weeks of recovery. Everybody's done a great job of helping me out, from the team, from Michael, to Frank, to Mateo, doing pool work pretty much almost every other day lately, doing weights with Chris. He's getting the strength back because I lose the strength in my quads and my muscles, and then doing a lot of rehab here with Giacomo. They've been my best friends ever since this has happened, so they're getting me back in shape and ready to play. It's been very good for me. And yesterday I started to do some running on the court, so that made me happy for sure. You know, just to, you know, get a sweat going and get to be on the court with the guys and things like that, you know, it makes you get back into the flow. So maybe a week or two, we will see how it is then, but for sure it's getting better and better. Per spezzare la monotonia degli allenamenti non c'è niente di meglio che un po' di musica. Mettete il volume a palla, alla console c'è DJ Flacca. Ci vediamo domenica al Bar Trento, ore 12. Abbiamo finito! Per le 15 associazioni che fanno parte del progetto Aquila Basket for No Profit, i giocatori della Dolomiti Energia ci sono sempre. Questa settimana Luca Lechtaler ha fatto visita agli amici del punto d'incontro. È stato bello ritornare a trovare gli amici del punto d'incontro. È sempre bello venire a far visita a loro, e scoprire i nuovi lavori che fanno e soprattutto per l'accoglienza. Settimana scorsa è stato il mio compleanno, mi hanno fatto una bellissima e buonissima soprattutto torta, e di questo sono veramente grato a tutti i ragazzi che mi hanno fatto anche un bellissimo biglietto di auguri. Luca Lechtaler. Per questo episodio di Inside Aquila è tutto. Segnatevi sul calendario sabato 4 marzo, con l'anticipo della sesta di ritorno che vedrà la Dolomiti Energia ospitare Caserta dopo aver affrontato le due trasferte di Capo d'Orlando e Reggio Emilia, e poi gustatevi le azioni più spettacolari delle ultime settimane in bianconero. Kevin Marble vuole creare dal palleggio contro Jeff Pigiano, gli va via sulla riga di fondo! Pareggio per la Reyer, Aaron Kraft gli strappa un altro pallone, va in campo aperto fino al capolinea! Recupero dal lato debole di Kraft, che ruba questo pallone, serve Beto!